queste cuffie. Per 20 euro se non la voglio fare bene. Oh, sono già in onda? Questa in realtà è il seguito della recensione. Ciao a tutti amici di Alessandro Tech World e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete oggi ho un nuovo prodotto da recensire. Sì, parliamo delle cuffie Dookie, le EPB26, delle cuffiette piccole, economiche e davvero interessanti. Seguite la sigla e se vi interessa seguite anche il video. Sigla! Vediamo cosa vi è all'interno della confezione. Un cavo USB micro USB che serve per appunto la ricarica del dispositivo. Le cuffiette sono dotate di una porta micro USB USB e serve appunto per la ricarica delle stesse. Poi abbiamo il manuale di istruzioni in lingua italiana, che devo dire è abbastanza tradotto in maniera corretta. Ho trovato solo un piccolo errore nella procedura di pairing. Comunque dopo vi farò vedere anche come effettuare appunto il pairing. E poi troviamo il certificato di garanzia che Aukey ci è abituato ad avere nelle loro confezioni, ma se le acquistate da Amazon non vi è alcun tipo di problema. Ok ragazzi, adesso andiamo a analizzare un po' più da vicino queste cuffiettine della Aukey. Allora, vi parlo un po' di specifiche tecniche. Supportano il Bluetooth 4.1, abbiamo fino a 300 ore di autonomia in modalità standby. Abbiamo poi il loghettino Aukey che vedete qui, è molto bello, è in serigrafia, e poi abbiamo dei padiglioni che sono davvero molto molto comodi. Ovviamente non riescono a coprire tutto l'orecchio perché chiaramente il padiglione è abbastanza piccolino, ma è anche la caratteristica delle stesse cuffie, quindi di conseguenza non è una nota negativa da dare al prodotto. Abbiamo poi la possibilità di piegarle, infatti si possono ripiegare su se stesse ed è davvero comodo perché le possiamo inserire praticamente ovunque, sono veramente piccole, tascabili, e questo è sicuramente un valore aggiunto nel momento in cui per esempio andiamo a correre. Non sono adatte alla corsa, però tant'è, si possono utilizzare anche per fare questo, e quindi risulta davvero comodo poterle piegare. E poi anche il peso, ragazzi, pesano solo 72 grammi. Per quanto riguarda invece, ragazzi, l'accensione, lo spegnimento, come effettuare il pairing tra il dispositivo smartphone, la macchina o quant'altro alle auricolari, non ho riscontrato grossissime problematiche, se non il fatto che non sono riuscito a resettarle. Sul manuale di istruzioni è citato appunto una procedura che non funziona. Praticamente dice di premere il tasto più e meno contemporaneamente a prodotto acceso, ma di fatto il prodotto non si resetta. Ma non c'è nessun tipo di problema, perché in realtà il reset non serve a nulla, perché si possono accoppiare, è vero, fino a due dispositivi, ma va a scalare la cosa, quindi non c'è nessun tipo di problema. Per quanto riguarda effettuare il pairing, è davvero molto semplice. Per effettuare il pairing basta tenere premuto a prodotto acceso il tasto praticamente centrale, quello che comanda la risposta della chiamata o riaggancio della chiamata, per circa 7 secondi. Inizierà a lampeggiare la luce rossa e blu simultaneamente, e questo vi permetterà appunto di associare per esempio il vostro smartphone. Mentre invece se volete spegnere l'auricolare oppure accenderla, basta tenere premuto il tasto sempre centrale, quello per la risposta alla chiamata, per circa 4 secondi il prodotto si accenderà. Se invece è già acceso, dopo 4 secondi il prodotto si spegnerà. Invece ragazzi, per quanto riguarda il come calzano nell'orecchio, vi posso dire che calzano davvero bene. Vedete qui c'è una sorta di padiglione, anzi scusate, di archetto, che rende diciamo sostanzialmente la calzata sull'orecchio molto molto salda. Non scappano, anche se correte non avete problemi di niente. Adesso sparo i Green Day a manetta e sentiamo come suonano queste cuffie di Aukey. Il volume al massimo, non so se avete modo di sentirlo. Stiamo ascoltando American Idiot, una canzone che di solito si spara al massimo nelle cuffie. Il suono com'è? Il suono è molto buono, molto pulito, chiaramente rapportato al prezzo delle cuffie che costano intorno alla ventina di euro su Amazon. Metterò il link per l'acquisto in descrizione.
Adesso lo spariamo al massimo e vi faccio vedere magari vicino al microfono come si sentono. Ve le metto qua vicino al microfono così potete sentirle. Vabbè, dai, per questo video è tutto. Io vi ringrazio di aver ascoltato la recensione. Non sento una beata. Io vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale di Alessandro Tech World. Non so neanche quello che sto dicendo perché le cuffie isolano bene, non sento praticamente nulla. Mi è arrivata una notifica, si abbassa leggermente il volume e i controlli funzionano in maniera davvero molto egregia. Niente, dai, per questo video è tutto, vi ringrazio, al prossimo video. Ciao da Alessandro Tech World e dai Green Day!